Ma è una cosa brutta che i cristiani siamo divisi. Ma Gesù ci vuole uniti, un solo corpo. I nostri peccati, la storia ci hanno divisi e per questo dobbiamo pregare tanto perché sia lo stesso Spirito Santo che ci unisca di nuovo. Così Papa Francesco ha parlato del desiderio di Gesù di unità dei suoi discepoli prima della preghiera dell'Angelus, recitata con decine di migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro, ricordando che oggi si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema Dammi da bere, la parola di Cristo alla Samaritana al Pozzo di Giacobbe. Il Papa si è augurato che questa sete di unità di Gesù diventi sempre più anche la nostra sete. Gesù ha spiegato: è colui che dona all'uomo lo Spirito Santo, l'acqua viva, che disseta il nostro cuore inquieto, assetato di vita, di amore, di libertà, di pace, assetato di Dio. Dopo l'Angelus, Papa Francesco ha salutato la comunità filippina di Roma, ricordando che il popolo filippino è meraviglioso per la sua fede forte e gioiosa. Grazie per tutto il bene che fate, ha aggiunto, voi seminate la fede, date una bella testimonianza. Infine ha salutato i ragazzi dell'Azione Cattolica di Roma, protagonisti dell'iniziativa Carovana della Pace. Due di loro, Sara e Matteo, alla finestra accanto al Papa, hanno letto un messaggio per ricordare che la pace è la soluzione, prima che dalla piazza venissero liberati i palloncini della pace.